di esperti, è la più grande superficie ghiacciata staccatasi dalla Groenlandia negli ultimi 50 anni ed è al momento il più grande iceberg dell'emisfero settentrionale, una vera e propria isola di ghiaccio, grande 275 km², che si è distaccata i primi giorni di agosto dal ghiacciaio Petermann per andare progressivamente alla deriva verso lo stretto di Nares tra Groenlandia e Canada, l'ultimo drammatico atto di una progressiva perdita di ghiaccio che nel Petermann prosegue almeno dal 2000, anno da cui il ghiacciaio si è ritirato di circa 21 km. Il distacco dell'iceberg dal ghiacciaio Petermann è avvenuto lo scorso 4 agosto. Si può dire che è stato l'evento di maggior risonanza in fenomeni come questo avvenuto negli ultimi 50 anni, quindi nell'ultimo mezzo secolo. È l'evento maggiore che ha portato allo staccarsi di una montagna di ghiaccio di circa 250 km², una lunghezza di 30 km e una larghezza nella parte più ampia, cioè nella parte inferiore, di circa 15 km, di un'ampiezza di 7 km nella parte più alta. Ma intanto dove è avvenuto l'evento? L'evento è avvenuto appunto nel ghiacciaio Petermann, che è situato in Groenlandia. Vediamo comunque dov'è esattamente il ghiacciaio. Questa è la Groenlandia. Il ghiacciaio è questo qui, lo vedete in un'immagine di Google Earth prima del distaccarsi dell'enorme iceberg. E questa lingua di ghiaccio era lunga circa 70-75 km ed era una protrusione del ghiacciaio verso il mare, quindi verso lo stretto di Nares, che è questo qui, il canale Kennedy e lo stretto di Nares. Questa è la parte, è tutta parte della Groenlandia stessa. Grazie alle immagini riprese dai satelliti della costellazione radar in banda X Cosmos Kaimad è stato possibile seguire il distacco dell'enorme iceberg e la sua deriva. Vediamo prima nell'ottico, questo è fatto con MODIS, questa è un'immagine ottica della zona precedente alla rottura. Vediamo il 5 agosto, l'evento di rottura è avvenuto il 4 agosto, quindi vedete che nel 5 agosto l'iceberg si sta muovendo, sta percorrendo l'ultimo pezzo del canale prima di immettersi nello stretto di Nares. Cosa ha visto Cosmo? Ecco qui, questa è un'immagine molto precedente alla rottura dell'iceberg, addirittura a marzo del 2010, ma è già visibile sufficientemente bene, eccole qui, le prime linee di frattura che avrebbero portato poi alla rottura dell'iceberg stesso. Qui siamo all'11 agosto, l'iceberg si è staccato e vediamo che lentamente risale, in preda a cosa? Le correnti che sono presenti nella zona, dovute anche sia ai venti che soffiano dal ghiacciaio stesso e le correnti marine. Piano piano si sposta verso l'alto, chiaramente sempre in balia delle correnti, e diciamo che il 22 agosto, quindi a 2 settimane, 18 giorni dalla rottura, ha già percorso 22 km rispetto alla sua zona di origine. Andando avanti, dal 22 agosto a inizio settembre, l'iceberg ha percorso altri 6 km, quindi più di 30, circa 30 km, e in preda sempre alle correnti ruota nello stretto, e il 31 agosto, primi giorni tra il 31 agosto e i primi giorni di settembre, sbatte contro questa isola presente nello stretto stesso, il che fa pensare ovviamente alla possibilità, l'iceberg, ricordiamo, da ghiaccio contro una roccia, a una possibile frattura in più pezzi dell'iceberg stesso. Questo nei primi giorni di settembre non avviene, ma avviene la sera del 9 settembre, eccolo qui. Qui siamo alle 9:20 di mattina del 9 settembre, sta per rompersi perché ha meno di una giornata di vita l'intero iceberg. Come abbiamo detto, la superficie è intorno ai 230-250, ci possono essere valori diversi. E eccolo qua, la sera si rompe nei due pezzi, uno di circa 150 km² e l'altro di circa 80 km². Due pezzi, due enormi frammenti ovviamente di ghiaccio che avranno un destino diverso. Quello che definiamo parte A, cioè la parte più grossa, eccolo qui, è in balia delle correnti, rimane ruota, ma rimane in una posizione sufficientemente costante all'interno dello stretto. Diverso destino invece ha la parte B, eccola qui, che percorre in modo molto veloce l'intero canale di Kennedy. Qui è uscita fuori dall'immagine di Cosmo ed è più bassa, eccola qui, sempre più veloce. Quindi in un giorno solo, in un giorno o due giorni, si è spostata in modo molto veloce lungo tutto il canale fino ad arrivare alla fine del canale stesso.
Riassumendo tutte quante gli spostamenti, dalla frattura del 4 agosto fino al movimento dell'intero iceberg e all'impatto con l'isola e alla rottura nei due grossi frammenti, possiamo vedere che su questa immagine ottica sono state sovrapposte in modo colorato, diciamo, le rilevazioni fatte da Cosmo SkyMed, e lo spostamento continuo in una serie di filmato animato che giorno dopo giorno riprende lo spostamento dell'intero iceberg. Ruota, impatta sull'isola, si spezza in due parti e, come vedete, in maniera molto veloce. Questo merita anche di ripeterlo. Cioè, si rompe e, mentre la prima parte rimane in modo sufficientemente costante, pur orientandosi diversamente nella stessa zona di rottura, la parte più piccola in modo molto veloce esce dal canale stesso. L'altra cosa che però solo Cosmo SkyMed è stato in grado di fare, bisogna dire che altri satelliti hanno acquisito e monitorato il movimento dell'iceberg e la sua rottura, ma solo Cosmo SkyMed, essendo una costellazione, ha avuto la possibilità di riprendere a soli 18 minuti di distanza, con due satelliti diversi, Cosmo 2 e Cosmo 3, che si trovano a distanza di circa 67 gradi sulla loro orbita, è riuscito a riprendere quello che succedeva all'iceberg con 18 minuti di differenza. Quindi riportati sovrapposti le due immagini fatte tra le 8.50 e le 9.08, appunto 18 minuti di distanza, si vede un'immagine, sembrerebbe quasi un'immagine tridimensionale, con il rosso l'immagine più antecedente 18 minuti, con l'azzurro l'immagine posteriore 18 minuti, è possibile calcolare in modo abbastanza semplice le correnti che si stanno muovendo intorno all'iceberg stesso, che in questo momento è bloccato perché è frenato dalle rocce e dalla roccia stessa su cui hai impattato. Questo è stato possibile ovviamente solo se hai una costellazione. Il singolo satellite non può avere un intervallo di solo 18 minuti, deve ritornare sulla zona di interesse e quindi ha bisogno sicuramente di almeno di un'orbita, se non di giorni, e quindi monitora con tempi molto più lunghi. Cosmo SkyMed, grazie al fatto che già ne abbiamo 3 e 4 tra pochi giorni, permette di avere queste acquisizioni molto ravvicinate del tempo, che danno informazioni immediate per poter riuscire a ricostruire il campo delle correnti nella zona stessa.